Non c'è ancora l'ufficialità, ma quasi sicuramente già la Gladiator di domenica prossima, valevole come quarta giornata del campionato di Serie D, sarà giocata sul campo neutro di Agrigento. Il terreno di gioco del Vincenzo Presti non è ancora pronto, nonostante l'impegno quotidiano profuso dalla ditta incaricata per la sistemazione del tappeto verde. Nelle prossime ore ne sapremo di più. In un primo momento si era pensato di far disputare la partita a Leonforte, ma la città dei templi è molto più semplice da raggiungere. Stiamo operando per poter giocare ad Agrigento, ancora dobbiamo sbrigare le pratiche burocratiche con tutti i documenti da inviare alla Lega, previa l'autorizzazione della nostra società Acragas, della nostra consorella. Ci stiamo attivando, speriamo di riuscirci e poter comunicare ufficialmente di giocare ad Agrigento. Intanto il Gela si gode il primato in classifica, è la squadra del momento. Ci godiamo questo momento positivo, ben consci però delle difficoltà del campionato, siamo solo all'inizio, dobbiamo mantenere il giusto equilibrio, dobbiamo mantenere i piedi per terra, non facciamo voli pindarici, però è indubbio che questo inizio di campionato positivo ci permette di lavorare in serenità, con grande convinzione, autostima. E siamo felici di poter regalare queste soddisfazioni ai nostri meravigliosi tifosi e alla nostra società. Si aspetta sempre una difensora centrale per completare l'organico. Ci stiamo lavorando, noi abbiamo chiaro il concetto che dobbiamo rimpolpare il reparto arretrati in quanto numericamente necessita di un altro elemento. Non vogliamo sbagliare, la nostra filosofia è quella di avere gente vogliosa, gente che ha fame, gente che ha voglia di emergere. Abbiamo parecchie trattative in corso, speriamo nel più breve tempo possibile di poter aggregare al gruppo un altro elemento. Chiaramente con la convinzione di portare a Gela un elemento che sia da Gela Calcio e che ci dia una grossa mano d'aiuto.